Parliamo del team, quindi un pochino, diciamo così, più del tuo operato. Sulla base delle restrizioni sanitarie, qui chiaramente dobbiamo far fronte un po' tutti, come organizzate la vostra attività in vista del rientro? Cioè il team a livello logistico, a livello insomma, di spostamenti anche da un territorio all'altro, quali sono i vostri programmi proprio per far fronte alle nuove normative? Innanzitutto stiamo aspettando il calendario finale del 9 di giugno come promesso dall'USEI per poi fare le ultime valutazioni. Sì. L'idea è quella di cercare di fare dei gruppi di lavoro che si spostino il meno possibile all'interno dei vari territori, proprio per avere sotto controllo lo stato di salute degli atleti e del personale che sono parte portante della squadra. Certo. Verosimilmente per quello che riguarda l'attività europea l'idea è quella di seguire una linea che faccia il calendario franco-belga oltre a una linea prettamente dedicata al calendario italiano, mentre una terza linea si dedicherà più a quello che succederà in Spagna, con chiaramente qualche puntata in altri paesi europei o in Canada, dove le corse comunque sono confermate. Però, ripeto, è tutto una fase in divenire, vincolata essenzialmente alla possibilità di spostarsi tra i paesi. Una volta che quantomeno in Europa ci sia un'autorizzazione a circolare, vuoi con i mezzi, vuoi con gli aerei, ovviamente tireremo un gran respiro di sollievo, perché a quel punto potremo spostarci senza grossi problemi, per cui poi dopo ci sarà da gestire esclusivamente la gara.